È mercoledì e ancora non siamo nemmeno arrivati in Texas. Dormiamo sempre fino a tardi e poi andiamo a farci una nuotata, ma dovremmo darci una mossa se vogliamo raggiungere la California in tempo. In un paesino merdoso della Louisiana, che di paesini merdosi è piena, ci fermiamo a Waffle House e ci sediamo al bancone. Papà si siede sempre al bancone perché gli piace stare in mezzo alla gente. Non puoi chiedere se credono e basta, prima devi conquistarli, devi metterli al loro agio. Ma non c'è più tempo per le gentilezze. Si è portato dietro un mucchio di opuscoli con su scritto «Presto le sofferenze cesseranno». Quando la cameriera gli chiede come va, papà gliele allunga uno. «Il mondo sta per finire», dice, «ma coloro che fanno la volontà di Dio avranno la vita eterna». Per tutta risposta, lei gli mette davanti un minuscolo tovagliolo con coltello e forchetta sopra. Poi passa oltre, avvicinandosi a mia sorella Liz, mia madre e me. Papà si guarda intorno con un'aria allegra per vedere se c'è qualcuno che sembra disposto a parlare con lui. Non c'è quasi mai. Papà predica solo per il coro, o si ostina a convertire gli inconvertibili, ma non si perde d'animo, anzi, l'inutilità dei suoi tentativi è importante, necessaria. Non vuole certo che tutti i 7 miliardi di abitanti del pianeta vengano salvati, altrimenti noi non saremo più tanto speciali, non saremo i prescelti. Appoggio i gomiti sul bancone. È tutto appiccicoso di sciroppo e sono contenta che questo Waffle House sia uguale a tutti i Waffle House in cui sono stata. So già dov'è il bagno, cosa voglio mangiare e che sapore avrà. Stacco a fatica i gomiti dal bancone e me li guardo. «Mi scusi, signorina», dice mia madre, troppo piano perché la cameriera la senta. «Scusi», ripete più forte. La cameriera si avvicina e le si piazza davanti. È alta, è robusta e le manca un dente. O forse c'è solo molto spazio fra un dente e l'altro. Dubito che ce ne starebbe un altro. La fissa apertamente. È brutta. E le persone brutte non mi fanno paura. «Il bancone è appiccicoso», dice la mamma, toccandolo con un dito. La cameriera va e torna, lo pulisce con un panno lercio. Elise infila una mano nella borsa e tira fuori lucida labbra. Se lo passa prima di sotto, poi di sopra, e preme le labbra l'una contro l'altra. Ti fa quasi vergognare quando si trucca. I ragazzi spesso mi dicono che è uno schianto e attendono ansiosi la mia risposta. Ovviamente non si può che concordare. Elise è uno schianto, io no. Cos'altro c'è da dire? «Perché voi due non andate a darvi una rinfrescata?» ci chiede la mamma. Né io né Elise diciamo niente. Non reagiamo ai suggerimenti, solo agli ordini. Mi passo le mani sulle guance. «Ho la faccia pulita», dico. «Avere la faccia pulita, chissà poi perché si dirà così», fa mia sorella. «Se hai la faccia pulita, non vuol dire che per forza sei una brava persona». Tira fuori il cellulare e cerca l'espressione su Google. Io la osservo mentre legge. Le piccole imperfezioni sulle sue sopracciglia. Vabbè, chi se ne frega. Salta giù dallo sgabello, io mi giro a guardarla, la coda e i fianchi che oscillano. È così che cammina per i corridoi della scuola. Non guarda in faccia nessuno e prima di girarsi si fa chiamare un sacco di volte. Indossa la sua maglietta, Cristo ritornerà su un paio di pantaloncini talmente corti che potrebbero anche non esserci. Anche un uomo la sta guardando. Uno metto con lo sguardo malefico e una bambina seduta sulle gambe. La bambina è magrissima, ha le ginocchia e i gomiti sporgenti, porta gli occhiali e sta praticamente strozzando un peluche col braccio. Lui le tira fuori il dito dalla bocca e lei se lo rimette. Lui glielo ritira fuori e lei se lo rimette. Guardo chi altro c'è nel locale. È tutta gente orrenda. Ci starei bene in un paesino così. Arriva il cibo del tizio che subito scosta la bambina e ci si avventa. Lei fa per prendere un triangolo di tosse e si becca uno schiaffo sulla mano. «Si chiede prima», dice lui, ma la bambina non chiede e lui non glielo dà. Mi invento che sia stata rapita tanti anni fa. È con lui da così tanto tempo che non si ricorda più niente della sua vita precedente. La mamma si sporge su di me per prendere una bustina di zucchero e io mi tiro indietro con un'aria schifata. Ha un cattivo odore, come di bestia ferita. Le sono venuta appena siamo partiti da Montgomery e mi fa venire in mente che non mi lavo da giorni. Però ieri sera sono andata a nuotare. Sono rimasta per ora a mollo in piscina ad ascoltare Liz mentre parlava con un ragazzo che vende riviste in tutto il paese. Tutte le mattine questo tizio si alza presto e sale in macchina, guidando ogni volta fino a una città diversa.
Non ha il tempo di vedere niente né di fare niente, per risparmiare mangia menù da $1 al fast food. Vorrebbe mollare tutto e tornarsene a casa, ma a malapena ci va in pari con le spese. Probabilmente, anzi, finirà per dover restituire dei soldi. Schiavitù moderna, così l'ha chiamata. Mi aspettavo che Liz lo consolasse dicendogli che è incinta o che nostro padre vuole spararsi 2500 miglia per farci assistere insieme a pochi altri eletti alla seconda venuta del Salvatore, nostro Signor Gesù Cristo. Ma lei non gli ha detto niente, solo che andavamo a vedere l'Oceano Pacifico.